Tra gli ospiti dello stand della provincia di Torino, Gianluca Trivero, autore del libro Lo spettacolo dello sci, siamo però venuti a incontrarlo nello stand del suo editore, le edizioni del Capricorno. Trivero, tu racconti lo sci come grande fenomeno di costume che ha segnato la storia d'Italia. Quanto l'ha segnato? Indubbiamente fin dall'inizio del secolo lo sci ha avuto delle valenze legate ad un'idea di modernità, di spettacolarizzazione del gesto atletico che ha saputo affascinare in tempi relativamente brevi, anche grazie alla letteratura e in parte anche al cinema e poi più avanti alla televisione, strati diversi della popolazione italiana. È stata un'idea anche nuova di fruire della montagna, che veniva vista sempre in modo un po' sospetto dal pubblico delle città, e di utilizzare al tempo stesso le energie e le forze della gente delle montagne con una serie di scambi reciproci di vantaggi da questo punto di vista. Tra pochi mesi le Olimpiadi sulle nostre piste, nelle nostre montagne, lo sci sarà senz'altro, almeno in Italia, per gli italiani, lo sport numero uno. Che cosa possiamo augurarci? Qual è il tuo sogno olimpico per questi giochi di Torino 2006? Il mio sogno olimpico è che lo sci ritorni ai fasti del periodo tomba, anzi forse persino a quelli della Valanga Azzurra, che ebbero forse in qualche modo un effetto ancora più ampio dal punto di vista della risposta e dell'interesse del pubblico. Certo è fondamentale che ci sia un campione italiano che vinca, ma io credo che è tale la forza in se stessa, di spettacolarità, di energia, che lo sci, questo lasciarsi andare in una sorta di sogno nel bianco, ha comunque dentro alla sua dimensione di esercizio atletico, che potrà senz'altro avere un grande successo. Il mio sogno olimpico è che tutti questi impianti fatti per le Olimpiadi possano continuare a funzionare e ad affascinare i giovani dei prossimi anni. Ecco, questo derby sci snowboard per la conquista della passione e dell'interesse dei giovani, chi lo vincerà? Ma è difficile dirlo, indubbiamente dopo un periodo di deciso astio, persino rappresentato in alcuni film, ricordo uno della Walt Disney che si chiama Johnny Tsunami, che rappresenta proprio questa rivalità acerrima tra mondo degli snowboardisti più così svagati, disinvolti, e mondo degli sciatori più rigidi, più severi, che è una separazione assolutamente pretestuosa. Io credo che senz'altro ci sia spazio per entrambe le discipline. Certo, come sempre ci vuole il buon senso. Il problema non è tanto che cosa si ha ai piedi, ma che cosa si ha in testa. Molto bene.